adesso Barbara ci trasferiamo dove? A Rocca di Cambio, il paese più alto d'Abruzzo. Perché dice il nostro amico Lorenzo Valeriani proprio che in compagnia del coro.
E allora eccoci tornati in sala con il nostro terzo ospite, autore di diversi pezzi che la corale Rocca di Cambio ci sta facendo ascoltare. Camillo Berardi, mi ha detto, non compositore, non musicologo, ma appassionato di musica e canto popolare, lo possiamo dire? Sì. In particolare la corale segue il canto Rocchi Cagnemè. Che quando è stato presentato una volta dice ma che è tedesco, invece un dialetto particolare. E io volevo dire che di fronte alla disgregazione sociale causata dal terremoto, soprattutto nei centri minori, la riattivazione dei cori sia stato il miglior contributo alla ricostruzione della coesione sociale. È stato importante mantenere il senso dell'identità dei luoghi così fortemente provate. Oltre a cantare e tener vive le tradizioni culturali delle nostre zone, la forza del coro è anche quella di condividere esperienze e scambi umani con altre realtà e territori, e un interscambio proficuo di storie e culture popolari. E questo è tanto più vero in questo caso, trattandosi di cori. E in questo campo la corale di Rocca di Cambio ha lavorato moltissimo e continua a farlo con grandissimo impegno. Quanti altri pezzi in futuro potremo ascoltare? La corale di Rocca di Cambio ne segue alcuni, comunque ci sono molti cori abruzzesi che seguono tanti altri canti, non soltanto nel territorio aquilano, ma anche nel territorio del Chiatino, del Teramano e del Pescarese. E poi ho musicato anche canti siciliani, calabresi. Un curriculum abbastanza corposo e importante. Ci sono un bel po' di canti, facendo parte anche di un'associazione di poeti culturali, di 400 poeti. Quando vado a convegni chiedono sempre, naturalmente non posso soddisfare tutti perché sono troppi. Prima gli abruzzesi, maestro, prima gli abruzzesi. Ecco, prima gli abruzzesi, poi se c'è tempo e spazio per gli altri. Sto elaborando alcuni canti per alcuni cori che appartengono alla mia infanzia, quando non conoscendo la musica la suonavo d'orecchio, adesso invece li sto elaborando in maniera un pochino più seria.
Voglio dire che il canto Rocchi Cognamè è stato scritto da mio zio, che era nato proprio a Rocca di Cambio, e questo canto ha partecipato anche al Festival Nazionale dei Canti della Montagna, organizzato dal Centro di Promozione Culturale Abruzzo Est di Montesilvano, forse loro ne sono a corrente, il cui presidente era Monsignor Antonio Pintori. Riconoscimenti importanti. E in questo Festival Nazionale dei Canti della Montagna il Rocchi Cognamè si è classificato al terzo posto assoluto. Da ricordare che il primo direttore artistico della manifestazione è stato il grande maestro Antonio Di Iorio. Eh sì, che porta, insomma, un coro porta questo nome importante. Ed è fondamentale continuare il percorso, soprattutto non solo per gli obiettivi culturali, ma anche quelli che lei ha citato poc'anzi davanti ai nostri microfoni. Quindi, insomma, una doppia se non triplice valenza. Certo. E poi c'è da dire che una gran parte di canti eseguiti anche dalla corale di Rocca di Cambio sono canti, alcuni del territorio, altri che vengono per motivi di transumanza, dalle Puglie o dal Chiatino, e i canti più importanti e più belli sono quelli di Anonimo, che vengono addirittura dal lontano Oriente. Il lamento di una vedova, che dicono che è un canto abruzzese, è un canto che è giunto in Italia dalla Jugoslavia ed è arrivato nel 1400 sulle coste abruzzesi, riespresso in dialetto abruzzese. Ma molti non sanno, neanche gli addetti ai lavori, che questo canto è contenuto nella prima sinfonia di Gustav Mahler. Il terzo movimento della sinfonia di Gustav Mahler, che è la Marcia Funebre, c'è questo pezzo che è veramente straordinario, insieme a Fra Martino Campanaro, suonato in tonalità minore, e insieme a una magnifica danza boema. Insomma, anche cenni storici importanti e fondamentali. Grazie a Camillo Berardi per questi pochi minuti, ma davvero intensi. Complimenti per questa complessa conoscenza della musica tradizionale. E non solo, rimanete con noi torniamo in sala per ascoltare gli altri brani della corale di Rocca di Cambio e poi torneremo qui insieme al nostro Mario Giachetta per ascoltare altri protagonisti. A dopo. Guardeva